Buonasera a tutti, cari amici, e bentrovati in questi incontri in diretta. O anche buongiorno, perché ho diversi amici ci seguono da altre parti del mondo, dove è anche più difficile seguire la diretta perché magari alcuni, almeno ancora alcuni, in orari giornalieri possono lavorare. Quindi, mando un saluto agli amici che ci seguono dagli Stati Uniti, dal Messico, dal Canada, qualcuno anche dall'Australia. E vi ringrazio tutti per partecipare a questa connessione, che è ben più importante di una connessione internet, e che anche eh, ringraziamo perché ci permette questi giochi tecnologici in quest'epoca. Prima eh, di partire con gli argomenti che vorremmo offrire oggi, vi informo che il famoso canale eh, Siate Curiosi, che per ora è presente su YouTube ma non ha ancora contenuti. Finalmente riusciremo a farlo partire nei prossimi giorni e su esso condivideremo eh, questo Pier Giorgio ma anche altri insegnanti della Scuola No Scuola una visione iniziatica della letteratura, della fisica, della matematica, della storia, della filosofia e ci scusiamo se alcuni stavano aspettando da tempo e non siamo partiti subito, ma eh, abbiate pazienza, sappiate che anche le offerte che alcuni di voi fanno e vi ringraziamo vanno anche a sostegno di tutto quello che c'è dietro le quinte, di questi lavori anche tecnici. Stiamo entrando con gradualità, con molta gradualità, perché così ci hanno chiesto tantissime persone, in un cammino un po', come sempre dico, come Virgilio accompagna Dante, che ci porti a scoprire quel qualcosa che veramente siamo e che non può essere spiegato alla mente, altrimenti sarebbe un concetto ridotto. Che la mente può chiudere nel proprio recinto. Ecco, ricordo ancora che noi non siamo contro i concetti. La conoscenza, il sapere le cose è meravigliosamente importante nella matematica, nella storia, nella fisica, e nella medicina, che in questo periodo è così importante anche per il virus, ma nella dimensione interiore no, ma l'uno non nega l'altro. Conoscere le cose è bellissimo. Ma per usare il linguaggio della luce sul sentiero, conoscere il conoscitore è tipico dei maestri e non conoscere delle cose spirituali. Ma con questo anche gradualmente, diciamo, ci avvicineremo, non tanto per spiegare dei concetti, che cari amici sapete già benissimo, forse alcuni anche ne sanno troppi, <ride> piuttosto un po' accompagnare a quelli che chiamiamo i click interiori. E in questa gradualità, mi scuso se nello scorso incontro forse sono stato apparentemente un po' pomposo e forse siamo corsi un po' avanti e ricorderete, e chi, chi anche non l'ha visto forse è bene che veda i video precedenti che abbiamo affermato una cosa un po' potente che affermano anche i nostri fratelli della spiritualità indiana tra cui l'amatissimo Ramana Marshi e cioè che chi veramente siamo non ha bisogno di essere tranquillizzato, non ha bisogno di essere rilassato, non ha bisogno di eh, dargli pace, non ha bisogno di nulla, eppure splende meravigliosamente nell'amore, nella pace di Dio. E quello che diciamo non vuole essere una cosa pomposa, ma vuole semplicemente aprire un varco. E cioè lo dico così, è bellissimo dedicarsi alla crescita personale, ma... La crescita personale deve arrivare a un punto in cui poi la lasciamo andare. E gli insegnamenti di un Buddha, gli insegnamenti trascendentali dei grandi maestri che amiamo così tanto, hanno sempre insegnato che non siamo la persona e non a spendere tutta la vita a migliorare la persona, a migliorare quello che non siamo. Eppure c'è un'altra cosa paradossale. Quando anche solo vagamente sfioriamo chi siamo, ben oltre, dietro, la persona, incredibilmente da questo contatto, da questa scintilla, da questa scoperta, la persona stessa migliora. Ma non migliora in ciò che la persona vuole, ma migliora in ciò che è bene che migliori anche per offrire un servizio nel mondo. Ecco perché ogni iniziato, ogni autentico camminatore delle vie interiori è al servizio. Non lo dice, non fa show non ha neanche bisogno di scriverlo, di raccontarlo, eppure silenziosamente dedica completamente, a suo modo e ognuno diversamente, la propria vita a quella scoperta che è dietro la persona. Allora si è al servizio, a volte senza che gli altri lo sappiano, e può sembrare assurdo, a volte anche senza che la personalità stessa dell'iniziato se ne renda conto. Ma ora eh, non vogliamo correre troppo. E vorremmo invece introdurre l'argomento che leggeremo questa sera da due meravigliosi libri, di cui leggeremo solo poche pagine. Ed è: introduciamolo così, è possibile che la grande crisi mondiale che stiamo vivendo abbia tra i tanti scopi quello di farci cambiare il rapporto che abbiamo con le cose, col denaro, con la casa, con i vestiti, con le automobili, con qualsiasi cosa ebbene forse troppo spesso ci viene detto che dovremo ritornare alla semplicità ma in realtà la semplicità non è la miseria non è la povertà e forse vi aspetterete che venga detto una cosa simile ma noi non crediamo che sia così e piuttosto crediamo che il grande cambiamento sia nella qualità del rapporto che abbiamo con le cose permettetemi di dirla in un altro modo se io e ho un rapporto con mia moglie, con mio figlio, e con i miei amici, con qualcuno che è un amico che non ho ancora incontrato e quindi con quello che potremmo chiamare sconosciuti. Quando voi pensate che un rapporto diventi più maturo, pensate che il rapporto che avete con vostra moglie diventi maturo quando date un calcio in culo a vostra moglie? Pensate forse che il rapporto che avete con gli animali, diventi maturo quando voi non potete più toccare un animale, un cane, un cavallo, un gatto. Pensate forse che sia maturità non occuparsi dei propri figli o non poter, tra virgolette, perdere del tempo con le persone perché voi siete superiori? Certamente no, vero? Piuttosto sono sicuro che tanti di voi hanno chiaro questo, rapporti più maturi sono rapporti in cui c'è meno attaccamento. Ma credo che tanti di voi abbiano anche chiaro quest'altra cosa: se c'è meno attaccamento, c'è più amore, amore maturo, che non nega l'amore più infantile, più immaturo, semplicemente un po' come il caro carissimo Padre Ballester spesso dice: una la minuscola e una una maiuscola. Ma l'amore con la A maiuscola non è contrario a nessuna forma di amore più infantile, semplicemente va oltre. Allora permettetemi di ripeterlo. Se in tanti di noi è chiaro che maturità nei rapporti non vuol dire rinunciare ai rapporti, piuttosto può voler dire avere rapporti più di amore, vero? Un amore meno infantile, meno emotivo più elevato, più eh, disinteressato, un amore che trabocca su tutto e su tutti e non soltanto sulla mia famiglia, sul mio lavoro, come già abbiamo accennato l'altra volta. Ebbene, se ci mettiamo davanti a questo fatto, e cioè che rapporti più maturi non voglia dire rinunciare ai rapporti, allora permettetemi di fare un salto e di parlare del rapporto che abbiamo con le cose. Si tratta sempre di un rapporto. Allora, abbiamo subito un condizionamento nei secoli, a volte anche un condizionamento, tra virgolette, spirituale, che ci dice che una persona spirituale, un essere che ha scoperto lo spirito dietro la persona, per dirlo meglio, è una persona che deve rinunciare a tutto. Ebbene, voi pensate che una persona matura debba rinunciare ai rapporti? O piuttosto pensate che una persona matura non è incastrato nei rapporti? Sono sicuro che sentiate questo, cioè che una persona matura non deve vivere isolato in una grotta o in un monastero per forza, cosa che cari amici in altre vite siamo anche stati, ma non, non voglio parlare di questo. Ebbene, come intuite facilmente che una persona matura possa avere dei rapporti, anzi rapporti più di amore, quando ha meno attaccamento nei rapporti? Lo stesso, cari amici, è col rapporto che abbiamo col denaro, con le cose. È possibile che questa crisi venga a insegnarci non a essere spirituali nel senso che o sei spirituale o sei materiale, ma viene a insegnarci a essere spirituali mentre siamo anche nella materia. E avere rapporti maturi col denaro vuol dire non toccarlo. Avere rapporti maturi con le cose vuol dire dover vivere in una capanna. Io per non essere attaccato devo rinunciare alle cose. Cioè, pensate che se rinunciate a vedere degli amici, a amare un gatto, a amare vostro figlio, a amare vostro marito, quello sia elevazione o piuttosto è fuga. E siete talmente immaturi che appena siete con le persone diventate degli sciocchi. E allora pensate che se non siete con le persone siete elevati. Ebbene, se foste veramente elevati, non sareste altrettanto in pace da soli quanto con le persone. E non sareste un esempio di amore incondizionato, sia che ci siano persone intorno a voi, sia che non ci siano. Ebbene, non è la stessa cosa nel rapporto che abbiamo con le cose. È possibile che questa crisi non venga a renderci meno capaci di gioire delle cose, ma meno attaccati al materialismo. Essere meno materialisti vuol dire mettersi la cenere in testa e vivere miseramente. O piuttosto vuol dire, come nelle relazioni, gioire delle cose senza essere attaccata a quelle cose. E se io rinuncio a tutto, veramente ho superato l'attaccamento alle cose? Quando io non avessi nessun denaro, nessun'automobile, nulla, niente di niente, veramente quella è trascendenza? o a rinnegare qualcosa. È molto probabile che tanti di voi corrano immediatamente a maestri immensi che noi amiamo molto, come per esempio San Francesco. Sapete che se il Covid passerà e passerà, vogliamo anzi un po' eh, anche invitarvi a avere coraggio e pazienza perché in futuro rideremo di questo periodo, anche se ora è molto drammatico e ce lo ricorderemo ridere non vuol dire prenderlo in giro. Pensiamo a quante persone stiano male o oh, gli angeli del coronavirus, medici, infermieri, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, se io mi stacco da tutto e da tutti, questo non è necessariamente amore. Ebbene, è possibile che questa crisi mondiale venga a farci maturare nel rapporto che abbiamo con le cose. Essere meno materiali vuol dire non avere cose materiali o piuttosto vuol dire non essere attaccati alla materia. Bene, San Francesco, uno dei grandi maestri che se passerà e passerà la fase del coronavirus, vorremmo organizzare un incontro ad Assisi parlando dell'avatar del grande maestro cosmico San Francesco. San Francesco viveva in un'epoca, il Medioevo, di grande decadimento della spiritualità. La religione, la Chiesa, in quell'epoca era completamente presa dal potere temporale. I papi erano una sorta di re, ma più potente di re. Avevano donne a tutto spiano, avevano tantissime ricchezze e appare in quell'epoca uno dei grandi maestri dell'umanità a ricordarci il dono della semplicità, del non essere attaccata alla materia. Ma è possibile che San Francesco non fosse un poverello, non fosse un miserabile, ma anzi che avesse toccato la grande ricchezza, la perla rara? Bene, non vorremmo parlare troppo di questo e, e in questi primi incontri più, più introduttivi e pensiamo di farlo in futuro, ripetiamo magari anche dal vivo. Per ora permettetemi, un po' alla maniera orientale, di ritornare ancora sulla stessa cosa prima di offrirvi una bellissima storiella. È possibile che questo periodo di crisi venga a renderci meno materiali? E che cosa vuol dire per te essere meno materiale? Non avere. O piuttosto non essere attaccato alle cose. E se essere meno materiali vuol dire essere meno attaccati alle cose, possiamo proporvi semplicemente delle opportunità per fare dei click interiori su questo non essere attaccati alle cose senza fuggire dalle cose? È quello? Che faremo in questo incontro, cari amici. E prima di leggere il libro bellissimo che stiamo leggendo, ne leggerò un altro altrettanto bello di un maestro che amiamo molto e che è ancora in vita e che è Muji. Amiamo moltissimo Muji, come amiamo il suo maestro, Papaji, di cui già abbiamo letto e di cui amiamo infinitamente il maestro del suo maestro che è Ramana Marshi e di cui spessissimo parliamo. Amiamo tantissimo Muci perché ha un modo tutto suo, molto di cuore e molto illuminato, di trasmettere gli insegnamenti di Ramana Marci. E leggeremo questa storia che anche c'è in una versione un po' diversa in un libro di Papagi, ma la leggeremo nel libro di Muci e entrambi i libri, e lo ripeto, sono portati sulla lista di libri consigliati su Facebook Scuola No Scuola. Vi ricordo che... Eh, su quella lista la gradualità che viene presentata ha un perché. Certamente siete liberi di leggere quello che volete, ma noi vi consigliamo di seguire l'ordine indicato perché una lettura più introduttiva introduce, diciamo così, ai clic interiori più sottili contenuti nella lettura successiva. E di nuovo vi ricordiamo che queste letture non sono per noi letture, sebbene anche chi parla ami molto leggere e ama molto leggere anche... Diverse ore al giorno, noi non proponiamo qui una lettura culturale, ma piuttosto dei clic interiori che portino oltre le parole stesse, e tali sono secondo noi queste letture. Questo libro di Mugi, bellissimo, più vasto del cielo, più grande dello spazio, racconta, e la leggeremo in questo modo, una storiella che collegheremo a quanto abbiamo detto e che potrebbe. Se non siete un vestito su una sedia, regalarci dei click interiori su un rapporto più maturo con le cose, che poi è tutt'uno un rapporto più maturo anche con le persone. Forse qualcuno di voi subito salterà su e dirà: Ah, le persone non sono oggetti. Noi non abbiamo detto questo. Abbiamo solo detto che le persone sono forme e che noi non siamo forma e che noi non siamo la persona. Neanche le persone che amate sono persone. Ma questo non vuol dire non rispettare la persona. Quindi, più che saltare subito su, vi invitiamo ad avere un cuore aperto e ad avere pazienza. Perché capire le cose è molto facile. Fare dei clic interiori lo è meno. I click interiori non vi richiedono di capire molte cose, quanto di avere un cuore aperto. C'è un detto Zen che amo moltissimo. I maestri Zen sono meravigliosi. E questo detto Zen, che il caro Steve ha riportato anche a fine di un video, dice, una grande illuminazione viene da un grande dubbio sulle grandi certezze. Una grande illuminazione viene da un grande dubbio sulle grandi certezze. Che cosa ti dice questo? Ebbene, c'è forse una certezza più grande di quella di essere persone? di vivere qui in quanto persona che nasce tutta anni fa e tra qualche anno, magari più tardi possibile, muore, punto e basta. Tanto rumore per nulla, direbbe il grande poeta inglese. Una grande illuminazione viene da un grande dubbio sulle grandi certezze. Ebbene, noi non vi vogliamo mettere in testa che non siete persone, vogliamo semplicemente mettervi dentro un sacro dubbio. Se lo scoprite, se lo scoprirete rispetterete immensamente le persone, ma allo stesso tempo scoprite che il rapporto è ben oltre la persona. Non è un rapporto tra maschere, ma è un rapporto tra essere. Prima ci sarà un rapporto più profondo delle maschere, poi il, il rapporto stesso viene trasceso, perché non c'è più un io in rapporto con un altro io. Ma già che abbiamo parlato di una certa gradualità, ora non andremo troppo dentro questo. Leggo in questo bellissimo libro un capitolo che titola La via del cuore porta alla verità. Ed è a pagina 51 il racconto che dice Le pescivendole e la fioraia. Non è facile, dice l'amato Muji, dire qual, qual, quale sia l'origine del richiamo verso il puro sé, verso l'essere oltre le forme. Ma nella maggior parte dei casi è una spinta che non conduce a una scoperta istantanea, quanto a una maturazione graduale. Papaci, il mio maestro, raccontava spesso una storia, ed eccola qui: c'erano alcune pescivendole che solevano attraversare una foresta di palme per arrivare in riva al mare. Lì aspettavano, aspettavano il ritorno dei pescatori. Riempivano di pesci le ceste e se le caricavano sulla testa per portarle al villaggio e venderle. Un giorno, tre di queste donne, nel tragitto per rientrare in paese col pescato, si trovavano nel fitto del bosco. Improvvisamente, bang, è fortissimo, muci come anche è semplice nel parlare di cose profondissime, tipico della vera grandezza, e mi piace molto questo bang, punto esclamativo. Scoppia un lampo e arriva il monsone col suo carico di pioggia e vento, tanto che quelle temono persino di prendersi una noce di cocco in testa. Colte dal panico, passano accanto alla casetta di una fioraia, casetta che faceva anche da bottega e che era nella foresta, una foresta tropicale che chi di voi ha avuto la fortuna di vedere o il dono di vedere, è piena di fiori e di profumi. Poi, quando piove, il profumo è ancora più forte. Al vedere le pescivendole di corsa sotto la pioggia, la donna strilla: Ehi, venite a ripararvi qua sotto. Accoglienza. Quelle si affrettano verso la fioraia, che così continua. Non potete proseguire sotto il diluvio, è troppo pericoloso. Passate la notte qui, ve ne prego. Il pesce non andrà a male se lo mettiamo fuori, al bagnato. Le donne accettano così volentieri l'invito e scaricano le ceste di pesce sulla veranda. La fioraia gli mostra una stanza piena di fiori. Che meraviglia! Lavanda, gelsomini, rose stupende e altro Mi viene anche da dire in una foresta tropicale sicuramente orchidee. State qui stanotte, starete bene e sarò felice se ci siete. Le pesci vendole si sdraiano. Ma non riescono proprio a prendere sonno. Cari amici, le pescivendole è un condizionamento dentro ognuno di voi, ovviamente anche in chi non lavora vendendo pesci. Addirittura uno di loro è così inquieta che non la smette più di muoversi. Cos'hai? Le chiede la più anziana. E l'altra, non riesco ad addormentarmi. Qua c'è un odore orrendo, esclama l'altra di rimando. Neanch'io riesco a dormire. Questi fiori puzzano. <ride> Sembra assurdo, vero? Non lo è. L'ego gira le cose. E sente puzza nel profumo e sente profumo nella puzza. Che facciamo? disse l'altra. Allora l'appianziano concluse: Conclude, scusate, scritto al presente. So io cosa dobbiamo fare. Sgattagliola nella veranda, prende una cesta di pesce la tiene un attimo sotto la pioggia e la porta dentro. E finalmente scivolano tutte e tre in un sonno profondo e felice, felice lo metterei tra virgolette, a nell'odore del pesce cui erano tanto abituate. Leggo anche due righe. Questo odore, dice Muji, le rassicurava. Mentre il profumo delle rose, dei gelsomini, delle orchidee, eccetera, le faceva star male, non se lo potevano godere. Anche per noi è la stessa cosa. È come se dovessimo riacquisire il gusto per la nostra essenza più elevata. Lo rileggo. È come se dovessimo riacquisire il gusto per la nostra essenza più elevata. Cari amici, quell'essenza che come dicevamo non ha bisogno di essere tranquillizzata, non ha bisogno di essere rassicurata, non ha bisogno che tu gli dia pace, non ha bisogno che tu gli dia illuminazione, non ha bisogno che tu gli dia comprensione. È già. Ed è questo che solitamente passiamo quasi tutta l'esistenza a cuocere a fuoco lento. Sarebbe intollerabile se d'improvviso l'identità personale il credere che siamo persone, in cui ci immedesimiamo totalmente da secoli, si dissolvesse istantaneamente nella coscienza pura. Sebbene la verità sia eternamente presente, il viaggio apparente che porta a comprenderla ha un suo perché nella sfera del tempo e dei mutamenti. Parliamo di scoprire qualcosa che è oltre il tempo e quindi eterno, come già abbiamo detto, dove l'eternità è il senza tempo e non un tempo molto lungo, o per dirla come direbbe un matematico, tendente a infinito, ma occorre anche una gradualità, una gentilezza, verso la persona stessa. Nel momento in cui sentiamo il richiamo della verità, il richiamo più profondo della mente logica. Vedete, oggi tantissima gente si sente che è richiamata e dalla verità, perché qualcuno gli ha detto, se trovi la verità avverrà la ricchezza, sarà in pace. Però tanta gente è richiamata dalle conseguenze della verità, vuole sempre qualcosa in cambio. Puoi sentire un richiamo alla verità senza volere nulla in cambio? Lo diciamo sempre scusate se insistiamo. Sapete perché insistiamo? Perché solo così la verità vi verrà a trovare. Non dovrete volere nulla da lei, allora vi darà tutto. Non dovete volere la pace, la tranquillità, non dovete volere la ricchezza, dovete smetterla di essere dei mendicanti. Quale figlio del padre mendica dal padre? Quale figlio di Dio si dovrebbe rivolgere a Dio come un mendicante? Per favore, un po' piagnucoloso, dammi questo. Io voglio la, la, la villa con la piscina. Io voglio questo, io voglio quello, e alla fine esaurirà i miei desideri se voglio molto. Forse possiamo andare oltre questo, vero? Che non è altro voglio che una chiarezza, cari amici. Possiamo sentire quel richiamo, quel sussurro, senza volere nulla in cambio? Solo così potremo scoprire l'immensità. Quando dall'immensità non vogliamo nulla, vogliamo solo l'immensità per amore dell'immensità. Vogliamo solo scoprire Dio in noi per amore di Dio e di riflesso per amore di tutto e di tutti, poiché tutto e tutti sono riflesso della verità stessa. Possiamo attraversare un periodo di esplorazione, vari sentieri spirituali, ma alla fine uno che suscita un eco profondo in noi sorge un senso naturale di. Dio direi anche di amore che non deriva da una decisione sofferta o aggiungerei mentale ci sentiamo sospinti da un'onda più grande di noi è il cuore a scegliere non la testa se una scelta non si impone da sé godetevi pure l'esplorazione forse alla fine capirete che dentro tutte queste perline che bello dentro tutte queste perline Passa lo stesso filo. Quando si giunge in cima alla montagna, la sommità, l'essere, si è in grado di vedere tutti i sentieri, alcuni brevi e diretti, forse come la meditazione, l'autoindagine, i clic interiori, altri lunghi e più tortuosi, e sono tutte manifestazioni autentiche della coscienza. Cari amici, come la storia delle amiche pescivendole. Ci parla di un condizionamento. Eh, queste donne erano talmente abituate alla puzza che non riuscivano ad addormentarsi se non in mezza puzza. E erano talmente disabituate alla meraviglia, diciamo, del profumo dei fiori da non riuscire a vivere nella meraviglia, ma avevano necessità di vivere nella puzza, nei problemi, nella sofferenza, altrimenti, tra molte virgolette, non si rilassavano. Un po' così è la mente condizionata in noi. Noi Abbiamo bisogno di avere due grandi credenze. Uno che si vive di soddisfazioni, di denaro, di cose. Due, l'opposto rinunci a tutto e cerchi la verità. È possibile, lo ripetiamo, che questa crisi che viene venga a farci cambiare rotta né una né l'altra di queste due dette, ed è possibile che siamo condizionati all'idea. Che la spiritualità neghi la materialità proprio perché, come quelle pescivendole, siamo stati bombardati da un condizionamento di o oh, o sei materiale e non te, frega, non te ne frega niente della spiritualità e allora l'illuminazione non ti riguarderà. O sei spirituale, persegui la verità, Dio, la pace, ma allora devi assolutamente rinunciare a tutto. Permettetemi perché può essere furiero di clic interiori, di ridirlo così. Un rapporto maturo richiede di rinunciare ai, ai rapporti o richiede piuttosto di vivere rapporti senza attaccamento e quindi con più amore. La via interiore, cari amici, come ha insegnato benissimo quando ero ragazzino Ballester, è una via di leggerezza, di amore, di giocosità e questa via conduce anche a essere leggeri in mezzo alle cose a godere delle cose motivo per il quale anche siamo incarnati se non avessimo bisogno di sperimentare le cose non ci incarneremo in mezzo alle cose quindi perché avere l'idea che le cose sono cattive oppure le cose è tutto quello che esiste bene ora aggiungeremo vi faremo vedere dei video con eh, riguardo a questo ma prima Passo alla lettura di questo libro, scusate sono due letture ma possiamo considerare la stessa lettura che già abbiamo iniziato a leggere, che forse è più graduale per molta gente, per molte persone che ci hanno chiesto una maggiore gradualità ed è il potere di, di eh, scusate, un nuovo mondo del grande Cartol.